Bentornati con Vegan OK TG News. Apriamo il nostro giornale questa settimana parlando di microplastiche, perché cambia il parere dell'European Chemical Agency e slitta al 2030 il divieto di impiegarle nei cosmetici e nei detergenti. Mentre nel 2018 l'Unione Europea ne aveva annunciato l'eliminazione per legge entro il 2022, nei giorni scorsi l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche ha allentato le misure restrittive. La data prevista per la messa al bando di queste sostanze potrebbe essere spostata al 2030. Questo nonostante il parere degli esperti sulla pericolosità della plastica per l'ambiente e per la salute non si è affatto mutato. Il cambiamento sarebbe da attribuire all'intervento delle lobby rappresentate dai produttori di materie plastiche, che avrebbero contribuito a modificare le decisioni già prese. Rapporto COP 2020: dopo il lockdown, per gli italiani il cibo è locale, sostenibile e salutare. Il rapporto COP 2020 individua 4 stili sostenibili degli italiani. C'è chi cerca di adottare comportamenti sostenibili, 26%, chi vede nell'innovazione tecnologica il punto di partenza per una nuova sostenibilità, 18%, chi sostiene l'importanza della sostenibilità come dovere etico e morale di tutti, 22%, e chi associa al concetto di sostenibilità la valorizzazione e la protezione del territorio, 34%. In generale, quello che emerge è la rinnovata attenzione per le tematiche ambientali, anche legate alla crisi sanitaria in atto. 15 milioni di italiani pensano che il Covid-19 sia una conseguenza della scarsa tutela della biodiversità, dell'ambiente e degli animali. E non ha torto, perché uno studio pubblicato di recente mette in correlazione la diffusione di pandemie come quella del Covid-19 alla deforestazione e alla distruzione degli ecosistemi da parte dell'uomo. Cresce il mercato dei prodotti a base vegetale e a guidare gli acquisti sono principalmente motivazioni salutistiche. Il mercato di prodotti a base vegetale si amplia e da 42 miliardi di dollari attuali potrebbe raggiungere un valore di 74,2 miliardi di dollari entro il 2027. Secondo un report della piattaforma di raccolta dati TasteWise, occorre sottolineare che parliamo di un'alimentazione vegetale e non di una scelta vegan. Quello che emerge è che il driver principale di acquisto negli USA di prodotti vegetali è la salute. I consumatori scelgono alimenti a base vegetale per i benefici fisici che comportano e in particolare guidano gli acquisti la perdita di peso in crescita del 21%, la salute intestinale più 23% e il livello di energia più 9%. Tutti i dati riportati sono calcolati su base annua. E proprio perché l'interesse per i prodotti vegan si consolida, aumentano anche i servizi in linea con questa domanda. Si rileva un interesse crescente per la ristorazione vegetale, che punta non solo alla clientela vegan, ma anche a quella fetta sempre più ampia di consumatori consapevoli e informati, che pur non riconoscendosi apertamente nella filosofia vegan, scelgono il vegetale come parte di uno stile di vita più sano e meno impattante. Stanno nascendo bio bar, fast food, che offrono burger e street food secondo una formula plant-based, e agriturismi bistro con proposte tradizionali rivisitate in chiave vegetale o light gourmet. Vegan OK offre la possibilità di accreditamento gratuito per tutte quelle strutture che mettono a disposizione della propria clientela un menu vegan. L'accreditamento offre molti vantaggi competitivi per tutte le strutture che decidono di aderire al disciplinare Vegan OK. Su Osservatorio Vegan OK tutti i dettagli. È tutto per questa settimana, le notizie sono state curate dalla redazione di osservatorioveganok.com, diretto da Laura Serpilli. Torniamo puntuali su questa rete la prossima settimana, io come sempre vi ringrazio per averci seguito.